Stavo pensando che con l'era digitale non ci sono più enciclopedie nelle case. Cioè, le enciclopedie ormai vanno a finire nella raccolta della carta. Però qua vicino, proprio vicino a casa mia, c'è un posto che è una libreria e si chiama Libreria Acqua Alta, perché ci arriva l'acqua alta, ovvero l'alta marea, e loro hanno solo libri usati. Ed è un posto particolarissimo, un'atmosfera veramente interessante. Qui siamo in Campiello del Tintor, l'ingresso, tra virgolette, di questa libreria. I gatti qui sono degli inquilini molto interessanti. Posso farti una domanda veloce? Quando è che avete aperto questa bellissima libreria? Allora, questa era aperta nel 2002. Ah, tu sei il figlio? Ok. Esattamente, sì. Voi vendete libri usati principalmente? Allora, noi abbiamo 8 decimi di libri usati e 2 decimi di libri nuovi, grosso modo. Ok. I libri usati sono quelli che vanno di più perché sono generalmente libri fuori edizione, libri che Ok. non si trovano più in giro, sono fuori stampa, così la gente viene spesso e volentieri a cercare questi libri particolari, Ma ecco. anche turisti fanno questo tipo di ricerca nel momento in cui. Sì, Ok. entrambi, sia turisti che indigeni che italiani, ecco. Ok. Tocchiamo un po' tutti i settori, Ok. lo spazio è molto grande. Sì. Perciò cerchiamo di assortire il più Ok. possibile. In questo momento siamo aperti per passare un servizio ai veneziani Certo. perché non, gli incassi sono veramente ai Sì, minimi lo termini, fate ovviamente. quasi per esserci. Certo, Ok. anche perché è un piacere. Devo dire che quando poi arrivano i veneziani e dicono: ah, finalmente posso guardare, posso cercare, Sì, è perché la vero. verità è che voi avete delle code pazzesche per entrare durante la stagione, per cui è Sì. diventata una realtà da vedere. Siete presenti in tutte le guide o quasi tutte, insomma. Siamo da diversi anni Ah. ormai messi tra le 10 librerie più originali al mondo. La BBC nel 2014, se non sbaglio, ci ha messo come seconda libreria più originale al mondo. Allora, adesso andiamo, giusto per farvi capire dove sto camminando, devo stare anche un po' attento, andiamo a vedere ancora altre parti perché la libreria non è finita. Come avete visto ci sono addirittura dei dischi, dei vecchi long playing, di musica classica non solo, e di musica rock. All'interno di questa libreria è stata messa volutamente una poltrona. Uno può venire anche qui e cominciare a leggere un libro. Come vedete anche qui altre barche messe a mo' di libreria. Questa è un'altra barca. Alcuni libri sono in offerta, altri sono delle vere e proprie reliquie. È un posto sicuramente da visitare. Ci sono addirittura anche dei 45 giri. Niente, dalla libreria qua alta è tutto. If you enjoyed this video, please press the like icon and don't forget to share it.